Anche oggi siamo giunti al nostro appuntamento con il dottor Luciano Galletto, il nostro ginecologo di fiducia. Ben trovato, dottore. Grazie, buongiorno a lei, agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Con la puntata di oggi vogliamo dare, come si suol dire, due dritte a tutte quelle signore in età fertile, ovviamente, che si stanno preparando per le ferie e oltre i bagagli si porteranno anche dietro il ciclo mestruale, che detta così sembra una cosa di poco conto, ma io da donna posso dire che è veramente fastidioso andare in vacanza con il ciclo. Sì, in realtà è un disagio, specie chi va o in posti lontani o in vacanze anche qui si faccia un'attività fisica importante, indubbiamente la comparsa del flusso mestruale per 3, 4, 5 giorni, specie poi se si accompagna anche a una sintomatologia dolorosa come può essere nelle donne più giovani che non hanno ancora avuto gravidanze, è indubbiamente un handicap per gustare appieno il periodo delle vacanze. Ed ecco che allora in realtà è possibile, per così dire, temporizzare un tantino il ciclo mestruale. È possibile grazie all'utilizzo di un farmaco estremamente comune e diffuso che è la classica pillola, la pillola estroprogestinica che viene comunemente usata a scopo contraccettivo. In realtà ha tra le sue funzioni quella di regolarizzare la proliferazione, la crescita dell'endometrio, quella membrana che riveste la cavità interna dell'utero e che dà origine alla mestruazione. Allora, com'è possibile interferire sulla normale comparsa del flusso mestruale? È possibile con un minimo di programmazione, quindi non è che io posso dire mestruerò domani o dopodomani e allora faccio qualcosa per evitarlo. No, è possibile invece con un minimo di programmazione, 10-15 giorni, utilizzare sotto indicazione medica, quindi lo ribadisco, deve essere il ginecologo che illustra e che discute con la donna come procedere in questa situazione, è possibile assumere una delle tante pillole estrogestili esistenti in commercio per tutto il tempo in cui la donna necessita, diciamo, di non avere la mestruazione. Questo per breve periodo, che può essere 10, 15, 20 giorni al massimo, non ha un effetto negativo sulla normale fisiologia della donna e consente di procrastinare, di spostare l'arrivo del flusso mestruale in un momento in cui questo, diciamo, crei meno disagio, meno problematica alla donna stessa. Ecco, dottore, quindi poi alla fine di questi 15 o 20 giorni, o comunque alla fine, diciamo così, della scatola di pillola, uno torna normalmente a non assumere più nulla se già prima non lo faceva. Naturalmente, non c'è nessun problema. Ripeto, però, la posologia, la durata va attentamente e con precisione concordata col proprio ginecologo, in modo da evitare di avere interferenze sulle mestruazioni successive ed evitare di avere anche degli effetti collaterali negativi o quant'altro. Quindi questa è la raccomandazione importante. Però, voglio dire, è possibile effettuare questo trattamento in modo da rendere più fruibili i periodi di vacanze della donna che ipoteticamente si trovi ad avere eventualmente il flusso mestruale in questa situazione. Anche perché noi donne lo sappiamo bene, l'esposizione al sole non è mai piacevole nel periodo del ciclo mestruale. È indubbiamente un disagio non indifferente. Molto spesso, ma questo succedeva forse più in anni passati, ci sentivamo dire, io questo lo ricordo da ragazzina, che stare in acqua troppo non faceva bene durante il periodo mestruale. Mi sfata questo mito o c'è un fondo di verità? No, non ha nessuna importanza, è assolutamente irrilevante, non c'è nessun problema. Ecco, come sospettavo, infatti. Dottore, io la ringrazio, direi che abbiamo così, come dicevo inizialmente, dato due dritte per chi non volesse andare in vacanza con il ciclo. Grazie per essere stato con noi anche questa settimana. L'appuntamento è per la prossima. D'accordo, a lei, buona giornata.